Salve cari fratelli e sorelle, e in questo video parleremo di money, soldi, soldi. E vorrei prendere spunto da questa notizia qua per far capire quanto è importante l'aspetto dei soldi. Partiamo con una semplice verità. Noi non abbiamo mai toccato i soldi. Questo è vero. Tu, io, abbiamo toccato dei pezzi di carta, ma i soldi ha un valore intrinseco, che può essere oro, argento o altro, diciamo. Certo, nel tempo sono state usate anche altre cose, diciamo, il sale, eccetera, eccetera. Però comunque aveva comunque un certo valore, diciamo, per la sua scarsità, eccetera, eccetera, diciamo, aveva un valore avere questa cosa che si chiamano soldi. Noi abbiamo toccato sempre nella nostra vita solo dei pezzi di carta che non sono soldi. E quando uno riflette, diciamo, anche la parola dice banconota, nota del banco, che però non ha nessun oro nel banco. Se la presa per il culo è talmente tanta che non ci sono parole per descrivere pecora o topo da laboratorio. Lab rat. Cercate di imparare questo termine, perché non posso dire ogni volta topo da laboratorio. Lab rat. Un mio amico qua, americano, mi ha suggerito in un commento, proprio non ce la facevo più, ha detto: siamo proprio dei lab rat. E da lì è nata tutta questa cosa, è proprio vero, descrive perfettamente il nostro stato. Ora, ritornando ai soldini, perché è fondamentale, diciamo, e perché sto facendo vedere questa notizia qua che ho visto stamattina? Borse e occhiali con false griffe. Maxi sequestro della finanza. Trovati a un 27enne, oltre 900 articoli taroccati erano pronti per essere smerciati al dettaglio. Porca puttana! Ma per fortuna, ragazzi, ci sono loro che ci salvano e hanno sventrato il pericolo, ragazzi. Per fortuna. Voi vi immaginate, ragazzi, queste borse finte con marchi finti? Avrebbero potuto essere usato dal pecorame, e chissà i danni che avrebbe provocato, a differenza, diciamo, di altre cose, no? Ma per fortuna ci sono questa gente in divisa, diciamo, che invece, diciamo, di preoccuparsi di cose molto più grosse, si occupano di queste cose qua, che questo è il vero pericolo, diciamo, no? E quindi questo perché quindi hanno fermato, vanno dei pesci piccoli, diciamo, che fanno una cosa del genere, perché? Immagina di essere in un'isola, per esempio, no? Oppure in una prigione. E tu vuoi fare soldi come dici tu. Intanto partiamo col perché noi dobbiamo fare soldi, no? Noi dobbiamo fare soldi perché non possiamo produrre tutto noi. Anche se fossimo liberi, avessimo la nostra terra, eccetera, eccetera, noi comunque avremmo bisogno del sale, che non possiamo farlo nella nostra terra qua, io in montagna, non posso fare il sale. E quindi dovrei comprare il sale in qualche modo, no? E quindi per questo nasce l'esigenza dei soldi. Ok? Quindi è vitale, cioè, come strumento di per sé non c'è niente di male, diciamo. Però quando sei uno schiavo e al posto di quei soldi, diciamo, che hanno un valore intrinseco, hai un pezzo di carta che non vale niente, e quando tu lavori, fai il lavoro che vuoi tu e loro lo chiamano lavoro nero, come questi qua, per esempio, hanno bloccato questa gente qua, perché se tu fai soldi in una maniera che non è regolamentata dallo Stato, diciamo, quindi non stai lavorando per il tuo nemico, loro lo chiamano lavoro nero. Cioè, se io qua prendo i prodotti che ho prodotto dalla mia terra, li vendo, loro dicono che tu puoi avvelenare la gente, anche se sono loro i veri avvelenatori, no? Però danno la colpa a me. E io potrei,
avvelenare la gente perché il mio prodotto non è certificato, bisogna prendere la licenza per uccidere, no? E te lo può dare solo lo Stato, questa licenza per uccidere. E se lo Stato vede che tu non stai trattando, per esempio, il latte in una certa maniera, come lo trattano queste companies che gli levano tutti i benefici, no? E te lo vendono completamente avvelenato, anche se lo chiamano bio, quello che ti pare a te. In questo modo loro sono sicuri che gli schiavi che mangeranno quel cibo là è cibo dello Stato, che è avvelenato, che farà male e che renderà stupida la gente, così una volta che la gente è stupida, la puoi controllare facilmente. Perché gli dici cosa fare e loro lo fanno. Ok? Quindi è importante questa cosa qua. E quindi cosa succede? Quindi, quando tu ormai, diciamo, hai tolto completamente la possibilità alla gente di usare perfino per esempio un'idea, un'altra idea potrebbe essere: io uso un altro tipo di moneta che mi creo io, per dire, no? Così posso fare il lavoro che voglio, gli scambi che voglio, senza, e lo non lo puoi fare, non te lo lasciano fare questa cosa qua, sei un falsario, stai stampando soldi che non sono giusti, non ci siamo. Ma scusa, io voglio scambiare con altre persone come me che hanno, accettano di prendere questi soldi che io creo in cambio di qualcosa e noi ci creiamo un nostro mercato, diciamo. Perché non potrei farlo questa cosa qua? Eh no, perché sei un topo da laboratorio, no? A lab rat, I'm telling you. You are a fucking lab rat. Did you get it? Ora, quando io dico che siamo schiavi, no? E a molti si irritano quando dico questa cosa qua. Una volta che tu capisci in che cazzo di fondo siamo caduti, non stai lì a sognare, porca troia. Cioè, quando tu capisci che stai veramente nella merda, non stai lì a perdere tempo così con le false speranze che ti dici, no? Cioè, io ti sto dicendo, forse questo non l'hai mai sentito, tu non hai mai toccato i soldi in vita tua. Noi non abbiamo mai toccato soldi. Sono pezzi di carta. E quindi, una volta che questa gente può fare in modo che tu devi lavorare solo ai lavori che dicono loro, altrimenti non hai questi soldini che poi ti permettono di vivere. Questi soldini sono pezzi di carta. Che poi ti permettono di vivere perché devi mangiare. Se tu dici fuck money, come dice un mio amico Shizzle, fuck money, dice lui, e tu non lo puoi dire. Perché se tu ti vuoi staccare dal sistema e stare nella tua terra per cazzi tua, non lo puoi fare perché quella terra che ti è stata data, quella casa, anche se tu pensi che sia tua, ti è stata prestata. Loro ti dicono che viviamo in libertà, ma tu non sei libero, pagano, perché tu devi pagare sempre tasse anche sulla casa che è tua, no? E quindi io come faccio a pagare quella casa se non posso nemmeno vendere un lavoro che faccio io, cioè lo sforzo del mio lavoro, quindi della mia terra? Vendo il mio latte, per dire, il mio yogurt alla gente, le mie uova. Cioè, se io non posso venderli questi, no? Se non lavoro per te, Stato. E i lavori che permette lo Stato sono solo quelli che mantengono questa prigione che chiamiamo Matrix. Distruggono piano piano tutto. E a forza di distrugge, possiamo vedere che gradualmente tutto. Il tuo potere piano piano si diciamo si diminuisce. È vero, è vero. Quindi i soldi sono un elemento fondamentale per loro e ovviamente ne sono
lo controllano, diciamo, questa risorsa da anni e da sempre, diciamo. Bene. Ora, adesso hai capito che non ha mai toccato soldi in vita tua. È che loro con questi giochi qua, come faccio vedere qua con questa immagine, loro fanno in sì che solo i lavori non neri, bianchi, sono accettabili. Poi qui c'è anche un altro aspetto, che qui la pecora, per dire, siccome è fissata con certi marchi che gli hanno messo in testa loro, che devono essere questi marchi giusti, e lui, anche se fa, per esempio, che ne so, lo stesso prodotto però senza il logo, la pecora non te lo compra perché è stupida, diciamo. Quindi poi c'è un altro aspetto ancora, però ecco, questa è la cosa, diciamo. Loro fanno in modo, hanno il controllo assoluto, controllo assoluto, e tramite controllando questa risorsa che sono i soldi. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su questa cosa dei soldi, che è un aspetto abbastanza fondamentale. Detto questo, see you on the next one.